tecnica lo si sapeva dall'inizio, insomma, e i settori nevralgici sono, il settore nevralgico è stato il centrocampo, dove lei ha giocato e a mio avviso anche bene. Che cosa non ha funzionato nella Salernitana e invece nell'Avellino? Forse è meglio che giudichi la mia squadra, no? Comunque, secondo me il primo tempo abbiamo fatto una buona partita. Siamo riusciti anche a creare due o tre occasioni. Loro forse non hanno creato praticamente nulla. Poi, secondo tempo, loro sono rientrati forse con un pili in più di noi. Però, alla fine, siamo riusciti anche a creare due occasioni pure il secondo tempo. Però è così, loro sono riusciti a fare gol e noi no. Senti, c'è tempo per recuperare, però la posizione della classifica della Salernitana si fa preoccupare. Se consideriamo che la zona salvezza è 50 punti, siete a 20, dovete fare un girone di ritorno importante. Beh, insomma, cos'è che non va in questa Salernitana? Insomma, dei cambiamenti e tutto il resto. Ma questo, io sono arrivato da 5 giorni, io posso parlare da quando sono arrivato. Ho visto un gruppo che lavora bene, una squadra che ha voglia di uscire da questa situazione e sono convinto che faremo tutto il possibile per uscire e alla fine ci salveremo. La sua condizione fisica invece in finale? No, io ero forse da più di 3 mesi che non giocavo. Comunque mi allenavo, però la partita è diversa, no? Però adesso in queste settimane cercherò di allenarmi al massimo per stare bene fisicamente.